ci provo, se riuscite a rendere ancora più difficile intervenire, interloquire dopo comunque questa galoppata molto, molto stimolante, molto alta, da un capo all'altro del mondo, e spero che anche questa discussione di questo pomeriggio sia un ulteriore passo verso la costruzione di questi intrecci, di queste alleanze, di queste connessioni, di queste intersezioni che andiamo ricercando. Io faccio parte del Comitato Ma Grandi Navi, spesso, che tra l'altro prima chiacchierando con le compagne americane dicevo che anche a Seattle sta iniziando una lotta, no? contro le navi. Questo è molto importante perché stanno nascendo comitati che si oppongono al passaggio delle navi da crociera un po' in tutto il mondo. E questo per noi è una cosa molto importante, perché a noi spesso ci dipingono, sembra che siamo una lotta molto locale, no? Perché Venezia, perché le navi che passano a Venezia, spesso ci dipingono addirittura come un dato estetico, cioè che ci opponiamo ai navi perché sono oggettivamente mostruose, che passano attraverso la città più bella del mondo, e sembra che sia quello il nodo. Non a caso governanti locali e nazionali puntano a spostare, diciamo, dal salotto alla camera da letto, puntano a toglierle dalla vista senza risolvere alcuna delle criticità che sono legate a questa questione delle navi. Vado molto veloce, perché credo che come Amazon sia una battaglia, una cosa, come hanno descritto molto bene i compagni americani, i compagni polacchi, eccetera, abbia in sé, no? Sia paradigmatica di un modello di lavoro, di sviluppo, di saccheggio dell'ambiente e del territorio, credo che lo siano anche in qualche modo le navi da crociera, sicuramente lo sono dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Noi, a Padova, lo sapete benissimo, viviamo nella regione più inquinata d'Europa, cioè la pianura padana, i livelli. Venezia, la città in cui si va a piedi senza macchine, è la terza città più inquinata di Europa, cioè è l'aria peggio di Berlino, l'aria peggio di Roma, cioè è la terza città con l'aria più avvelenata d'Europa. E questo soprattutto per via dell'inquinamento di polveri sottili e ultrasottili derivanti esattamente dal settore portuale e che ci passa sopra la testa. Guarda caso le emissioni, non polveri sottili, ma le emissioni di gas climalteranti del settore portuale e aeroportuale vengono addirittura escluse nei già molto parziali accordi di Parigi, cioè visto che questa è la scusa che si danno, no, i governanti, visto che non si può effettivamente imputare le emissioni di quell'aereo perché gira attraverso il mondo a nessun paese, lo escludo dagli accordi. Quindi il settore dei trasporti, principalmente portuali e aeroportuali, che sono colpevoli delle emissioni del 14% delle emissioni clima alteranti, vengono escluse perché non si riesce, non vogliono affiopparli a nessuno Stato. E il fatto che queste navi battano bandiera panamense, per dirne una, o di altri remoti paesi, eccetera, rende impossibile alle autorità locali, tipo l'ARPA, accendere i fumaioli e metterci dei rilevatori per capire cosa davvero stanno bruciando quelle macchine, cosa davvero stanno bruciando quei motori. Perché la questione anche delle bandiere che battono, provo così a buttare proprio là alcune robe per interloquire, questi mostri galleggianti non ti parlano solo di veleni o di tasse, no? Questi battono la bandiera panamese o altre cose per pagare meno tasse, ma anche per tenere in regime di semischiavitù buona parte di quei 1500 lavoratori che stanno stipati magari sotto il livello del mare dentro quelle stive. Quindi quella nave che passa è anche un modello schiavista di lavoro, no? Che ci passa attraverso la nostra città. Noi non siamo mai riusciti a intercettarli questi, perché raramente escono dal porto anche con la nave ferma, ma ormai si sa, insomma, ci sono molte inchieste, ci sono stati molti studi anche delle condizioni di lavoro terrificanti che questi, che poi chi fa andare avanti la nave è costretto a subire, spesso appunto sotto addirittura il livello dell'acqua.
queste navi sono terrificanti anche da un punto di vista di qual è il modello di turismo che propongo. Cioè, se il turismo di massa sta trasformando i volti delle nostre città a scapito dei residenti, il turismo di massa ormai è una sorta di onda che espelle i residenti, piattaforme dalla faccia, addirittura bottom up, tipo Airbnb, tipo queste cose qua, sono delle macchine che stanno trasformando i nostri centri storici in un grande albergo diffuso, espellendo, facendo schizzare alle stelle il valore degli immobili, l'affitto. Quando io sono tornato a vivere a Venezia, c'era tipo io non posso entrare in cane al supermercato, c'erano gli studenti universitari, no? Cioè le agenzie immobiliari c'erano non affitto ai studenti che andavano a stiparci nei magazzini in 7-8 per stanza, adesso cioè, le agenzie immobiliari in centro storico, cioè non affitto ai residenti, perché è evidente che se posso affittare una casa a 100 euro a notte su Airbnb, non vedo perché dovrei affittarla a 500-600 euro al mese a una famiglia, a un residente, eccetera. Quindi la nave da crociera addirittura è la più grande, no, di questi anche simboli di un turismo che passa sopra alle nostre città, che lo consuma, che usa le nostre città esclusivamente come appunto terreno di saccheggio, di espropriazione, di estrazione di valore dalle nostre città, a favore di cosa? Il turismo, diciamo, è la prima industria al mondo per fatturato, cioè il turismo è diventata la più grande industria sul pianeta Terra, con tutte le conseguenze di lavoro domestico, no? Ormai gran parte dei lavori sottopagati che si trovano in città di tutti, alberghi, o chi fa il check-in e le pulizie di migliaia e migliaia di bed and breakfast abusivi o meno, non cambia niente, insomma, è quello. Ma tra l'altro a favore di chi? Chi sono queste compagnie armatoriali che attraversano la nostra città? Cioè anche sono delle grandi multinazionali finanziarie, esattamente come Amazon, anche quelle con i nomi italianeggianti, tipo Costa Crociere, no, che ha sede a New York, oppure l'MSC, Mediterranean Shipping Company, che è stata fondata invece da un italianissimo compaesano di Schettino, tra l'altro, che però è andato a sposarsi in signorina svizzera con banche di dote. E quindi, cioè, credo che anche rispetto alla questione delle navi da crociera, noi stiamo battagliando molto, no, da questo punto di vista, abbia in sé tutti gli elementi, diciamo, paradigmatici per affrontare un terreno di critica, di ribellione, di organizzazione, di cose, di un modello di sviluppo. Inquadrando la nostra lotta dentro un panorama molto più ampio, che è quello che è venuto fuori, credo, in maniera veramente importante in tutti gli interventi che ho sentito questo pomeriggio, che è quello del cambiamento climatico. Cioè, noi siamo reduci, noi l'anno scorso, molti di voi hanno partecipato alla costruzione, alla manifestazione, cioè siamo riusciti l'anno scorso a mettere insieme, no, molti comitati territoriali si battono contro piccole, medie e grandi opere in questo paese, per una grande manifestazione a Roma, che addirittura il Viminale ha definito la più grande manifestazione a Roma dopo il 2011, cosa molto importante, no, per noi, ha messo insieme una serie di lotte territoriali, di comitati che si battono contro le grandi opere, però sotto, diciamo, l'egidia del cambiamento climatico, no? Quindi una manifestazione per il clima contro le grandi opere. Io credo che questo sia un elemento fondamentale da cui partire per trovare adesso ricomposizione, un parolò, intersezioni anche, però voglio dire, per ritrovare, credo che davvero il campo di battaglia in cui si costruiscono, si giocano, si danno queste intersezioni, queste connessioni, queste alleanze, queste ricomposizioni, sia esattamente il tema del cambiamento climatico. Perché non solo perché è una sfida che interroga la nostra stessa vita, cioè, e la possibilità.
l'attività della riproduzione della vita nella biosfera, adesso non credo che qua ci sia nel tempo, diamo un po' per scontato il dibattito, ormai i negazionisti sono rari, quasi più rari dei terrapiattisti, ma il problema è che adesso usano il cambiamento climatico come scusa per l'inazione, no? Cioè, allora credo che il cambiamento climatico sia da un lato una contraddizione a cui nessuno può sfuggire perché mette davvero in crisi, lo diceva bene la compagna americana prima, non c'è più tempo, c'è questo meccanismo dell'urgenza. Ogni anno, ogni mese che passa noi vediamo le conseguenze, no, del cambiamento climatico sulla nostra vita, sulla nostra terra, che non parla più della catastrofe, no? Noi per anni abbiamo assistito a questo dibattito sfalsato per cui si parlava di cambiamento climatico in termini di catastrofe, del day after tomorrow, cioè tu domani ti svegli, c'è New York ghiacciata sotto il sole. Questo è un atteggiamento complice dell'elite, perché la catastrofe non è un giorno futuribile, non è che ci sarà il giorno X in cui c'è la catastrofe c'è già. Ed è una concatenazione di una serie di, e non le definisco neanche microcatastrofi, perché sono cose, sono pesanti. Basta che guardiamo la nostra regione negli ultimi 4 anni, c'è stato un tornado a Mina nel 2015, un tornado, cioè una cosa che da un punto di vista meteorologico non ha precedenti, c'è una cosa che parla delle grandi praterie nordamericane, ma che non dovrebbe formarsi nella riviera del Brenta. Ha fatto un morto, ne poteva fare molti di più, ha sicuramente sconquassato. E l'anno scorso, quando è stato un anno e mezzo fa, addirittura hanno dovuto, nel Bellunese, che ha devastato le nostre valli, tirare fuori un nome che parla di mitologia varia, cioè una cosa che non esiste nella letteratura, cioè non esiste un precedente di quello che è successo nella letteratura, nemmeno fossile. Cioè nemmeno nelle tracce geologiche non c'è un altro evento simile a quello che ha raso al suolo i boschi di una fetta delle nostre montagne da Vicenza fin qua in Trentino. Cioè, ed è ancora tutto lì, non sappiamo ancora come affrontarlo, e poi sappiamo una montagna disboscata, che ghiacci, che si scioglie, eccetera, eccetera. Quello che è successo il 12 novembre a casa mia, cioè a Venezia, è esattamente ciò di cui stiamo parlando. Cioè quello che è successo il 12 novembre, anche qui ho difficoltà a capire com'è la percezione fuori dalla nostra città, ma è stato esattamente l'incontro tra le conseguenze del cambiamento climatico, perché io ero a casa, noi abbiamo avuto 20 a 130 km all'ora, cosa che per la laguna di Venezia non è normale, per niente. Che in 20 minuti sono passati da nord a sud-est e poi a sud-ovest, cioè in 20 minuti, 20 da 130 km all'ora hanno fatto 180 gradi, spingendo una marea già alta fino alla seconda marea più alta della storia della nostra città, che non è stata una marea, guarda, tanti di voi lo so, hanno familiarità con le maree, con la laguna, con l'acqua. Una marea sale per 6 ore, scende per 6 ore, vuol dire che una marea che sale per 6 ore è lenta. Lì c'è stato un 35-40 cm nel giro di pochi minuti, a me ha sfondato la porta di casa, cioè l'ha aperta. E così come è entrata è uscita. Questo è l'effetto della violenza dei fenomeni atmosferici, meteorologici, resi sempre più violenti, imprevedibili, derivante proprio dai cambiamenti climatici, che si unisce a un uso del territorio, a un saccheggio, una devastazione della nostra laguna, che nell'ultimo secolo, per adeguare il nostro ambiente, che è fatto di acque dolci, salate, fiumi, bacino scolante, mare, lidi, eccetera, per adeguarlo a un modello di sviluppo totalmente insostenibile e totalmente scriteriato, qual è stato Porto Marghera prima, che noi abbiamo interrato le zone dove costruire le fabbriche, noi abbiamo ridotto la laguna nella sua superficie di un terzo,
Cioè noi abbiamo interrato Laguna per fare le casse di colmata, zona industriale 1, 2, 3, parzialmente sbancata, per farci l'aeroporto, l'abbiamo costruito sull'acqua, interrando l'acqua, la romana commerciale, che taglia in due le valli da pesca, eccetera. Noi abbiamo ridotto la laguna di un terzo e insieme abbiamo scavato i canali portuali per piegare la laguna alle esigenze di una portualità turistica e non, e commerciale, piegandola alle esigenze di un modello di sviluppo. L'insieme di queste due cose ha provocato quello che abbiamo visto, che per carità ci si rialza, per carità si asciuga, qualcuno dovrà cambiare casa, soprattutto a Pellestrini, eccetera, ma abbiamo avuto l'assaggio della fine. Cioè noi abbiamo avuto l'assaggio di quello che potrà essere il nostro prossimo futuro, nostro di Venezia, città simbolo non tanto della bellezza, degli innamorati, delle piazzate, ma dei cambiamenti climatici. Perché i cambiamenti climatici interrogano certo anche le migrazioni, altro campo di connessione. Quanti sono? 157 milioni di profughi climatici stimati dall'ONU durante quest'anno, cioè 157 milioni, non solo interroga il piano delle guerre che sono molto legate, no, alla geolocalizzazione di risorse, eccetera, ma i prossimi migranti, a proposito del soggetto, no, delle cose, siamo noi. Perché le stime più moderate, più basse, danno un avanzamento dei mari, quasi fino all'entroterra padovana, danno un avanzamento della costa fino a Mira, le stime più caute. Quindi i prossimi migranti ambientali, i prossimi profughi climatici siamo noi. Cioè, e il 12 novembre lo abbiamo assaggiato questo tipo di cosa qua. Di fronte a questo cosa fa il nostro governo? Stanzia 320 milioni in più per il MOSE. Cioè la via d'uscita, tra virgolette, del sistema, del modello, è cosa, è quello di continuare, e sorvolo perché veramente non me ne frega niente del miliardo finito in corruzione. Non mi interessa niente di quelli arrestati, dell'elemento giudiziario, perché più del miliardo finito in corruzione, mi interessano i 6 miliardi che invece per loro sono stati spesi bene, ma è esattamente quello il modello che di fronte ai cambiamenti climatici assume un valore sul serio criminale. Cioè quello di illudersi che ci sia un meccanismo tecnologico, poi tecnologico non è, ma che ci sia un meccanismo meccanico che possa in qualche modo metterti al sicuro dei cambiamenti climatici, perché c'è la soluzione tecnica che poi in verità continua nel solco della devastazione della nostra laguna, e come dire, ah, ma se qui andiamo tutti in giro qua a bombola l'aria pulita con l'auto respiratore in bocca. Non è così. Cioè l'unica via d'uscita ai cambiamenti climatici, che quindi riguarda migrazioni, lavoro, riguarda il sistema produttivo, riguarda la distribuzione della ricchezza, riguarda i nostri nemici, perché lo sanno bene le corporation, Amazon o meno, si stanno già adeguando a uno scenario di cambiamenti climatici. Il futures sul clima, le assicurazioni, cioè c'è già tutto un meccanismo di risposta da parte del potere a questo. Il vero problema qui è che quello che ci interroga davvero, che se sulla ricomposizione, è che noi i cambiamenti climatici li fermiamo solo se mettiamo in piedi un processo davvero rivoluzionario, solo se prendiamo questa società nel suo complesso, da un punto di vista politico, economico, sociale e produttivo, e la rivoluzioniamo, perché il problema del cambiamento climatico si chiama capitalismo. Non c'è scorciatoia, non c'è possibilità di riformarlo in termini green, in termini cose, il problema è